L'anima è un concetto così etereo, così impalpabile, che rappresentarlo in arte sarebbe un futile esercizio mentale, ma in realtà nel 400 non era affatto così. Il concetto espresso da Aristotele nel suo De Anima era che la forma dell'anima fosse fatta similmente ad una tabula rasa, cioè senza che sopra di essa ci fosse scritto qualcosa e dovesse sostanzialmente apprendere tutto quello che poteva dalla natura, e infatti una tabula rasa all'interno di un contesto naturale. L'altro concetto dell'anima espresso in scultura è qui su questa tomba, dove viene scolpita una conchiglia con le ali. È il concetto dell'anima che persiste al nostro corpo e ovviamente dovrà elevarsi dalla natura stessa.